Secondo alcuni siti web, lo psichiatra identifica alcune fasi che generalmente gli individui attraversano per poter giungere ad un'elaborazione del lutto, che vanno da un'iniziale opposizione alla perdita fino a giungere ad un'accettazione e riorganizzazione del sé. Nello specifico, lo psicoanalista descrive una fase di stordimento, caratterizzata da una sorta di anestesia ed una mancata presa di coscienza della perdita, alla quale segue una fase di ricerca e struggimento durante la quale l'individuo alterna un comportamento di ricerca ad uno di protesta. Nel frattempo un altro lutto ha interessato un giocatore di quel periodo della Serie A, ovvero Fabio Tricarico. In molti lo ricorderanno per la sua avventura con il Torino nel massimo campionato o per le esperienze con Sampdoria, Empoli o Monza. Dopo aver chiuso con il calcio giocato nel 2007, Tricarico si è dedicato al ruolo di osservatore, dapprima nelle fila del Torino e poi in quelle del Catania. Aveva assunto anche la carica di direttore sportivo del Seregno, in Serie D, prima di tornare alla funzione di talent scout. Attualmente è impegnato con l'Empoli con la medesima mansione. Purtroppo, come detto, la sua attualità si è tinta di nero per la perdita del figlio Federico. Come riportata dalla sua attuale società, l'Empoli, Tricarico è stato colpito da un gravissimo lutto. Nella nota ufficiale del club toscano si legge: il presidente Fabrizio Corsi, la vicepresidente Ead Rebecca Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra e tutto l'Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico. L'ex calciatore e oggi osservatore azzurro sta attraversando un momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico. A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra, a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra. Empoli Football Club informa che, in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia Tricarico, la tradizionale cena di Natale prevista per domani, mercoledì 21 dicembre, è stata annullata.